Farm Cultural Park è un parco culturale e turistico contemporaneo. Siamo nel cuore della Sicilia, nel centro storico di Favara. Farm Cultural Park è un centro culturale indipendente, nasce 9 anni fa come un dispositivo di compensazione. Farm è un luogo dove in qualche modo cerchiamo di sperimentare nuovi modi di pensare, lavorare, abitare, nuovi modi anche di essere, anche dei nuovi modi di gestire le risorse. Credo che ognuno di noi, anche in posti remoti, come potrà essere un tempo Favara, deve cercare di pensare delle strategie che possano essere in qualche modo utili, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e globale. Io e mia moglie abbiamo iniziato questo progetto con il desiderio di migliorare la nostra città. Da qualche mese abbiamo pubblicato il primo libro di Farm che si chiama Platform for Change, e in questo libro raccontiamo quelli che sono stati i dispositivi che ci hanno consentito di arrivare dove siamo arrivati, che hanno consentito a questo posto di esprimersi, quindi creando prima un polmone urbano, un luogo che ha dato identità alla città di Favara, ma che ha iniziato a fare respirare i cittadini e le persone che arrivavano qui, in secondo luogo costruendo una comunità attorno a questo luogo e poi anche propagando entusiasmo e fiducia che in qualche modo hanno generato anche una spinta da un punto di vista economico e anche la dimensione del racconto che spesso viene trascurato rispetto a una città e invece è uno dei requisiti più importanti. E allora il nostro desiderio è che venendo a Favara tu possa metterti in discussione, capire chi sei, cosa stai facendo nella tua vita, qual è il tuo ruolo all'interno di questa società e diventare in qualche modo attore di piccoli cambiamenti sociopolitici nella tua città, nel tuo quartiere. Ne auguriamo forse il progetto culturale più ambizioso di questi 10 anni. Si chiama Countless Cities ed è una biennale dedicata alle città del mondo. Abbiamo deciso di dedicare questa prima biennale a un primo luogo alle città africane e quindi abbiamo invitato tantissimi artisti e creativi che principalmente vengono da paesi africani. Abbiamo un padiglione centrale che è curato da David Ajaye, che è uno degli architetti più influenti del mondo. Ha fatto una ricerca su la situazione immobiliare ma anche urbanistica delle 54 capitali africane e poi abbiamo una ventina di padiglioni sparsi in 3 location principali che sono i 7 cortili, Palazzo Micichè e Palazzo Cafisi, 2 palazzi immobiliari rubati alle macerie e riaperti al pubblico, un po' come un atto anche di resilienza. Questa biennale è un'occasione straordinaria per portare artisti e creativi di tutto il mondo a Favara, in Sicilia, per allargare gli orizzonti, per aprire la conoscenza delle lingue e delle culture, e dare un futuro diverso in cui nessuno è contro nessun altro. L'Italia che cambia è un'Italia resiliente, è un'Italia fatta di tante persone che non hanno rinunciato al desiderio di vivere in un paese più equo, più civile, più inclusivo, un paese che in qualche modo deve smetterla di essere il principale nemico del cittadino e diventare in qualche modo un buon padre di famiglia. La cosa più importante è capire che ognuno di noi deve avere un ruolo, capire che ognuno di noi deve assumere una responsabilità e capire che ognuno di noi deve diventare quindi parte di questo processo di cambiamento del paese. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.